È così che terremo testa ai giocatori della Technicali. Non c'è dubbio che a centrocampo Twisting Tiger sia il più veloce di tutti. Ed è anche il più buffo. Sarò anche buffo, ma quelli della Technicali non ridono. Il centrocampista della Technicali, John Jay Johnson Jr., non può competere con Tiger. Non hanno nessuno in grado di contenere Rasta, neanche Kyle Kowalski. Siamo sempre stati superiori alla Technicali in ogni partita disputata, ma solo fino ad ora. E questo è l'ultimo video che vedremo oggi. Ti devi allenare di più. Finalmente. Dopo l'ultima partita di Shakes ci domandiamo, se non riesce a segnare per la sua squadra, cosa farà nella Super League? Nell'ultima partita con la Technicali, Chipperson era una schiappa. Come ha potuto migliorare all'improvviso? Devo inventare qualcosa di efficace per batterlo. La mostra memorabilia verrà trasferita a Los Angeles e nello stesso periodo i Super Strikers saranno qui per giocare contro la Technicali. Il manuale d'allenamento segreto dei Super Strikers sarà quindi esposto al Museo dello Sport di Los Angeles. Il manuale è sicuramente il pezzo forte di memorabilia. Strikerland lo concede in prestito al museo temporaneamente. I Super Strikers non devono preoccuparsi, perché sarà esposto chiuso. I Super Strikers giocheranno in casa nostra. Ho una missione molto importante per te, mio piccolo e fedele amico di alluminio. Devi prenderlo. Presto tutti i giocatori della Technicali saranno spaventosi come te, caro Chucky. Il volo 232 sta atterrando. La città di Los Angeles dà il benvenuto ai Super Strikers. Sicuramente questa l'avranno lasciata per me. Lo sai, pensavo di fare l'attore alla fine della mia carriera. È sorta l'era di una nuova squadra. Un nuovo stile, un nuovo concetto. Presto tra le stelle della Super League, Technicali. Ma quelle azioni sono vere? La Technicali non ha mai giocato così prima. Ma dai, è un video truccato. Ricordati che siamo a Hollywood. Ma che cosa è successo a questa squadra? 11 eroi, una sola squadra, Technicali. Devi preoccuparti, Shakes. Il coach avrà pensato a un allenamento vecchio stile per la nostra squadra. Stai migliorando. Bravo. Di sicuro posso battere questi vecchi manichini, ma... con Chuck T. Chip... Ecco, ci risiamo. Forse dovresti lavorare di più sulla concentrazione. La verità è che affrontare la Technicali mi rende troppo nervoso. In una sola partita, Chipperson è diventato una vera leggenda vivente. Ma non basta una sola partita per diventare una vera leggenda? Vedi, Klaus? Ha ragione, Shakes. I Super Strikers hanno dalla loro anni di storia ed esperienza. E questa è una cosa con cui la Technicali non potrà mai competere. Tranquillo, capirai meglio domani mattina.
Visiteremo insieme un posto molto interessante prima della partita di domani sera. Coach, ma abbiamo già visto la mia stella sulla Walk of Fame. Ma no, lui intendeva il museo dello sport. Wow! All'interno del manuale d'allenamento segreto dei Super Strikers sono custodite le prime originali 11 tecniche. Sono schemi di gioco praticamente imbattibili. Coach! Coach, potrei imparare le tecniche del manuale segreto? Assolutamente no, Shakes. Quel libro appartiene al passato. Ma coach... Vuoi sapere come si diventa un grande campione? Allora guardati intorno. D'accordo, coach. Ho capito. Si dice che sia stata la partita più memorabile. Non la sua figura risultò sempre un po' contraddittoria. Un infortunio gli valse la carriera. Decisione della commissione della Super League che più tardi si sarebbe rivelata... Segnando il gol decisivo durante gli ultimi secondi della ripresa. C'era cosa più bella che sollevare la coppa della Super League. Questo grande eroe del calcio, che indossava il numero 11, sarebbe entrato nella storia come il giocatore più eclettico di sempre. Riusciva a coprire tutto il campo ed era forte in qualsiasi ruolo. Io mi accontenterei di essere forte anche in un solo ruolo. E là! Solo una sbirciatina. Ma che... Quel robot può essere solo... di quel poco di buono di Tony Verne! Amico, insomma, si può sapere che cosa hai fatto? Te lo dico dopo, Nort, adesso dobbiamo entrare nello stadio. Allora, fammi capire bene. Tu vorresti intrufolarti nello stadio un'ora prima della nostra partita perché un cane robot ha rubato il manuale d'allenamento dei Super Strikers. Esatto. Ho capito bene. Poi dite che sono io il pazzo. Lasciala fuori, Nort! Impossibile! Non mi separerò mai da lei! Se troviamo Tony, troveremo anche il manuale! Sì! E anche il suo fantastico cane robot ladra, giusto? Ora siete sotto il mio controllo! Ascoltatemi con molta attenzione! Nort! Hai visto che cosa ha fatto? Ci sto provando, amico. Sembrano fantasmi. Fantasmi? Cani robot? Sicuro, fratello. E poi cos'altro? Il ritorno del fantasma del cane robot, parte settima? Voi siete i migliori giocatori che ci siano nell'intero universo. Sapete ripetere qualsiasi azione di qualsiasi leggenda del calcio. Bravo, cucciolo. Seduto. Lascia! Quello! Adesso ho nuove preziose informazioni da inserire nella vostra memoria. Avete mai desiderato conoscere tutte le strategie inventate dai Super Strikers? Ora il contenuto del manuale segreto dell'allenamento dei Super Strikers può essere vostro! Gratuitamente! Sta trasmettendo ai loro cervelli i segreti del manuale dei Super Strikers. Doveva essere il mio biglietto per la vittoria. Biglietto per cosa? Amico, tu sei fuori di testa. Ma aspettate, non ho finito. Questo non si riesce a leggere? Non importa, vai. Ah!
Ora la Technicali saprà rispondere ad ogni azione mai inventata dai Super Strikers. Quindi quei pivelli non avranno più alcuno scampo. Amico, devo dire che non mi esalta stare qui dentro. Dio, è la mia tavola bloccata in un condotto dell'aria per spiare qualcosa che non riesco neanche a vedere. Andiamo via. Surfiamo fuori di qui. No, io non me ne vado senza quel manuale. Ok, andiamo, sbrigati via, forza! Certo che cambi idea facilmente! Muoviti! Quindi il qui presente Shakes crede che Tony Verna abbia magicamente impiantato tutte le tecniche dei Super Strikers nelle menti dei suoi ipnogiocatori. Non tutte le tecniche. Shakes, se non sbaglio, quella è una pagina del manuale. Ma cosa fai? Vai in giro a distruggere il più prezioso reperto dei Super Strikers? Beh, stavo cercando di fermare il cane robot che lo stava rubando. Sì, certo. Questa è l'unica pagina che ci rimane. Non è neanche intera. Io conosco questa azione. Come, davvero? Sì, davvero, ho detto che la conosco. Come il giocatore più eclettico di sempre. Era lei il numero 11. Deve insegnarci questa azione, coach, perché è l'unica che Verne non ha impiantato nei cervelli dei suoi giocatori. Shakes, adesso voglio soltanto una semplice cosa. Voglio che andiate sul campo e voglio che giochiate questa partita. Ma come la giochereste voi? Bene, Mac. I Super Strikers avranno del filo da torcere questa sera se la Technicali manterrà le promesse divulgate sui media. Soprattutto se tutta la squadra dovesse mettersi a giocare come Chuck e Chipperson. Beh, a guardarli così, sembrano dei giocatori come gli altri. Visto? Sono solo un po' elettrizzati, ma è normale essere tesi in una partita così. Eccezionale intervento! Lo stile ricorda quello di Golare, il giocatore di tanti anni fa. Te lo ricordi, vero? Interessante, no? La Technicali ha il totale controllo del campo. È come se i giocatori sapessero in anticipo le mosse dei Super Strikers. Sembra che la Technicali abbia fatto bene i compiti a casa. I miei giocatori sanno già tutti i vostri trucchi, Super Strikers. E sanno anche ogni tecnica di ogni squadra dell'intera storia della Super League. E voi non potete fare niente. Dell'angolino! Ci aspettiamo l'esultanza dei padroni di casa! E invece nessuno sta festeggiando. Tutto a posto, niente di grave, tranquillo. Si può sapere che cosa sta succedendo? Questi giocatori sono molto strani. Giocano bene, ma sembrano assenti. Questo perché... Sì, sembra un film del terrore, sono zombie. Sì, perché sembra quasi che siano stati ipnotizzati o qualcosa del genere. Questo perché loro sono ipnotizzati. Tony Verna ha usato una specie di macchina per il lavaggio del cervello per insegnar loro tutti gli schemi più famosi e tutte le nostre tecniche. Ehi, Shakes, ma perché ce lo dici soltanto adesso? Calma, fratelli. Credo che dobbiamo a Shakes delle scuse. Io conosco molto bene il vecchio Chuck Chipperson, quindi vi posso assicurare che non è su questo campo stasera. Coach, deve insegnarci quella tecnica del manuale d'allenamento segreto. È l'unica speranza che abbiamo. D'accordo. È semplice, ma geniale. Sbaglio, gli Strikers hanno ripreso vigore. Semplice, ma geniale. E Shakes la
la butta dentro facilmente segnando il pareggio. Un'azione che ha letteralmente gelato gli avversari. La partita sta sicuramente girando a favore dei Super Strikers. È come se la Technicali non si rendesse conto di quello che succede. E quel trucchetto da dove salta fuori? Gli faccio vedere io. Se pensano di potermi battere così facilmente, si sbagliano di grosso. E si conclude così il primo tempo. I Super Strikers hanno confuso la Technicali con un'incredibile azione a sorpresa. Guardate bene il replay dell'azione, così imparerete questa nuova tecnica in men che non si dica. Dalla ripresa i Super Strikers sembrano subito più determinati. Proviamo di nuovo. Semplice, ma geniale. Niente di fatto! È impossibile che sia riuscito ad anticiparmi. Ecco, adesso siamo di nuovo al punto di partenza. Nessuna delle solite mosse sembra funzionare stasera. La Technicali sta di nuovo dominando la partita. Chipperson entra in area di rigore, tira e gol! La Technicali è ora in vantaggio per 2-1. Sarà il colpo di grazia per i Super Strikers? Conoscono anche quell'azione, coach. Non ne ha un'altra? Certo che sì. Ne so a migliaia. Però voi non le saprete mai. Cosa? Ma ne abbiamo bisogno. E subito. No, che non ne avete bisogno. Ora ascoltatemi. Voi non siete dei pappagalli. Non si diventa grandi giocatori imitando gli altri. Dobbiamo imparare dalla storia. Non dobbiamo ripeterla. La Technicali non sa creare. Non si possono evolvere. Non sanno fare altro che imitare. Sì. Sì. Quindi ora tornate in campo e fate un gioco che non si aspettano. Uno, due, tre... Super Strikers! Imparare dalla storia, non ripeterla. Il coach ha giocato in tutti i ruoli. Cosa posso imparare da questo? Un momento. In tutti i ruoli. Rasta! Mi è venuta un'idea. Sta succedendo qualcosa di veramente strano. I Super Strikers si sono scambiati le posizioni. Allora dici, da dove hanno preso quest'idea gli Strikers? Da una finale di Super League di tanti anni fa? Non scherzare, Brenda, non ne ho idea. Non riesco a ricordare. Non lo trovi strano? Mai vista una cosa così? Pazzesco! Pazzesco, ma una bella mossa. C'è un po' di confusione, eh? Shakes, cross verso Cool Joe. Cool Joe realizza in rovesciata. Sì! Sì! Parte il cross di Tiger. E Block è pronto a tirare. La Technicali raggiunge il centrocampo, ma viene fermata da... North Shaw! Non ci posso credere! Con i Super Strikers in posizioni diverse, il gioco è diventato completamente imprevedibile! Nessun giocatore della Technicali riesce a trovare il proprio avversario! Ma che ci fa Block in attacco? Non vorrà forse? Sì, invece! Incredibile! Block è il marcatore del 3-2! I Super Strikers sono riusciti a compiere un miracolo! Sembra che i rossi si siano procurati il loro personale pezzo di storia questa sera! Ma dove siamo finiti? Non lo so, non riesco a capire nulla. Ho appena fatto un sogno stranissimo. Ma perché ci hai fatto questo, Tony? Sembra che tu non sia solo il miglior amico dell'uomo. Sei anche il solo amico di quest'uomo. Ehi! Seduto! Caduto! Papuccia, vieni qui, bello! E lascialo! Dai libro, paparino! Così, bravo, cagnetto! Oh!
Chissà come ha fatto a finire qui, eh? Bene, ora vieni, cucciolotto. Torna da papà. Vieni qui, bello. Oh.